Il profumo del bosco, l'aria fresca che stimola i sensi, la quiete interrotta solo dal fischio di qualche marmotta. La fatica della salita ripagata da un panorama che allarga lo sguardo e apre il cuore. La montagna è un luogo che offre molto a chi sceglie di viverla con il rispetto e l'attenzione che merita. È un ambiente naturale, in alcuni casi quasi terapeutico, e soprattutto è un bene comune a disposizione di tutta la comunità. Ma è così ovunque. Unlike a lot of countries, including Italy and the United Kingdom and America, we don't have right of way. So all the land in South Africa is owned by somebody. So that means if we want to go to the mountains, we're walking on somebody's land. And a lot of the mountains are not in national parks. So we need to arrange access. Garantire l'accesso alla montagna a chiunque desideri andarci è uno dei principali scopi del Mountain Club of South Africa. And one of the ways that we can ensure access for future generations is by buying the mountain. So we buy the land, which is very unusual for any mountain club in the world. So we own a lot of land, mountain land, that we can then know that it's in the name of the mountain club and that future members of the mountain club will be able to go to those mountains. Because in South Africa, access to wild places has always been limited to the elite due to the former political system. So what our aim is to show people that mountains are there for recreation, where you can go recreate yourself. So our job is to make sure that people enjoy the mountains. If they learn while they are there, it's a bonus. If they have a good time, then we were successful in our endeavors. Preservare la montagna, garantirne l'accesso e tutelarla per le generazioni future è l'obiettivo che accomuna le tante attività svolte da questa associazione di volontariato, a cui è stata assegnata la 52esima targa d'argento, Premio Internazionale di Solidarietà Alpina di Pinzolo. Sono delle persone che hanno una profonda cultura della montagna, sotto tutti gli aspetti. Da quello dell'andare in montagna, a quello del soccorso, a quello del rispetto ambientale. Sotto tanti aspetti rappresentano la cultura montanara, diciamo. Nato a Cape Town nel 1891, il Mountain Club of South Africa oggi è organizzato in 15 sezioni, operative su tutto il territorio del Sudafrica, e svolge un'intensa attività di soccorso in montagna, ma anche di protezione ambientale, con programmi dedicati alla conservazione e alla tutela della flora e della fauna locali, anche attraverso lo sradicamento delle specie aliene che minacciano la biodiversità. Un tema quanto mai attuale che cattura l'attenzione del giovane pubblico che affolla il Pala Dolomiti nel tradizionale incontro con le classi dell'Istituto Comprensivo Varrendena. Well, we have many programs. So what we showed you today in the films was mainly pine trees, conifers, because they are not they do not belong in South Africa. Of course, we want to have them in South Africa because we need timber and we need pulp for paper. So there's a big commercial aspect to growing trees, and that's done in plantations. But of course, birds pick up seeds and they fly into the mountains and they drop the seeds and the trees grow in the mountains. And the mountains are the generators of water for us. So it is very, very important that we don't allow them to spread where they're not needed. But it's not just pine trees, there are many other alien plants that should not be in South Africa, and they affect the species that belong in South Africa very badly usually. Cosa fate con gli alberi abbattuti, con il legno degli alberi che abbattete? That's a very, very good question. Durante l'incontro l'interesse si allarga alla storia e alle altre attività del club.
When did you decide to start this club? How is it to go But we have many members who climb every weekend. E arriva fino all'esperienza personale della delegazione che rappresenta il Mountain Club of South Africa a Pinzolo. Why do you do this job? It's a dangerous job. How many mountains did you climb? No. How many times have you been to Trentino Alto Adige or Italy? Harry has been coming here for 20 years. Le due giornate in cui da tradizione si festeggia il premiato sono occasione anche per conoscersi meglio, tra escursioni in quota e visite ai luoghi simbolo del territorio. Quest'anno il programma si è arricchito con un concerto della rassegna I suoni delle Dolomiti, ospitato eccezionalmente a Palazzo Lodrombertelli a Caderzone, che ha offerto inoltre l'opportunità di una visita guidata al Museo della Malga. L'impegno del Mountain Club of South Africa si estende anche a livello sociale, con importanti attività di educazione e formazione che coinvolgono la comunità locale. So with them we assist them to be independent hikers, we provide equipment, we provide information, we lead hikes for them if they need, but essentially we want them to be able to go into the mountains by themselves. To hike and enjoy themselves. Un'attività che acquista un valore particolare quando è rivolta alle generazioni più giovani. Okay, we are very passionate about children and we are very passionate about mountains. And it's just bringing the two together that children can have fun. And through fun they learn. In every town, close to every town, there's informal settlements and poor communities where the children over weekends just walk in the streets and they are then introduced to gangs and drugs and a whole lot of very sad things. So it's an honor to be able to take them off the streets over a weekend and introduce them to the beautiful nature and the mountains. Ed è un'emozione quando il lavoro svolto acquista un senso. There's a boy, he was 12 years old when I met him, and he doesn't have parents. His parents left him. He's being raised by his sister, and he was a very angry child. I just brought him with every single weekend and we go camping, and just by people loving him and being in nature and being away from the dangerous streets, his entire life got transformed, where he became this beautiful, lovable boy, always giving hugs, always supporting, and instead of breaking down nature, he is now cultivating nature. Raccontare una realtà così impegnata su tanti fronti non è facile. Meglio forse affidarsi alle parole del comitato organizzatore del Premio Internazionale di Solidarietà Alpina, che nella motivazione ufficiale con cui assegna la targa d'argento 2023 al Mountain Club of South Africa parla di una realtà che fa e promuove la cultura della montagna da oltre un secolo, con interventi di soccorso, accompagnamento e formazione alpinistica e con una puntuale, meritoria, impagabile attività di tutela dell'ambiente e delle sue creature. La targa d'argento arriva così sul continente africano. Che Pinzolo abbiamo avuto di tutto, cioè di rappresentanti di tutti i paesi, dalla Siberia all'America abbiamo visto, dalla Cina e il Dalai Lama, abbiamo avuto gente che veniva dalla Bolivia, poi da quasi tutti gli stati europei. Quindi in montagna il colore della pelle non conta, così come non contano le opinioni politiche, come non contano le religioni, perché noi abbiamo dato il premio sia al Dalai Lama sia a Wojtyla, cioè il Dalai Lama perché rappresentava la cultura montanara di un popolo, quello tibetano, Wojtyla perché era l'interprete
della spiritualità del Vangelo, di aiutare il prossimo tuo come te stesso. Quindi in montagna si trovano tutti questi valori che in fondo hanno per base comune la solidarietà, il volersi bene, al di là di ogni cosa. Solidarietà e forte senso di comunità che è possibile cogliere nelle diverse sfumature che completano il programma del premio, dal brindisi in piazza alle note del coro Presanella di Pinzolo che scaldano l'atmosfera. Prende forza così il sogno dell'ideatore del premio, Angiolino Binelli, che avrebbe voluto stringere in un grande abbraccio tutte le genti del mondo, nel nome di quella solidarietà che caratterizza quanti vivono la montagna. E cresce quella che ormai viene definita la grande famiglia del premio, una comunità sparsa in tutto il mondo, costituita dai premiati delle edizioni passate, dai loro familiari, e dai tanti amici che, condividendo spirito e valori di questa manifestazione, si ritrovano anno dopo anno a Pinzolo per festeggiare, condividere storie ed emozioni e ricordare chi non c'è più, ma mantiene sempre un posto speciale nel cuore di chi resta. Intanto ringrazio tutti, quelli che sono venuti, quelli che ci sono dietro, davanti e tutti quanti per questa giornata. Poco fa, prima di arrivare qui, ho fatto un salto a San Vigilio per salutare l'Angiolino e poi due passi di sotto a salutare il Luciano, dei quali sentiamo molto la mancanza. Il momento in cui trova sintesi e massima espressione il vero significato del Premio Internazionale di Solidarietà Alpina di Pinzolo è la cerimonia di consegna della targa d'argento. Perché da qui deve nascere il concetto della solidarietà che deve portare soprattutto una cosa di cui tutti ci teniamo oggi ed è la pace nel mondo e la pace con noi stessi. La montagna ci insegna questo e io auspico che da qui nasca questo spirito e questa, diciamo, questa sensibilità, questa sensazione. E adesso do il premio, la targa d'argento appunto alla solidarietà alpina a Paul e... Vi leggo la motivazione è al Mountain Club del Sudafrica, perché ha promosso la cultura della montagna, della cultura della montagna in diversi settori, nella formazione, nell'andare in montagna, nel rispetto della natura, nel soccorso, in tanti aspetti della montagna. Ecco, questa è... Il Pala Dolomiti ospita l'ufficialità dell'incontro, accogliendo gli amici del premio e i rappresentanti delle istituzioni delle tante realtà con le quali il Comitato ha stretto relazioni e legami importanti. È qui che in un alternarsi di volti e storie trovano spazio i ringraziamenti a chi, a vario titolo,
si impegna con passione e costanza per preservare e diffondere quei valori universali che ci rendono profondamente umani. Ed è anche un momento per porre l'attenzione, e per noi questo è importante e prezioso, rivolta alla montagna e rivolta a quelle persone che dedicano parte della propria vita a beneficio degli altri. Grazie agli amici sudafricani, grazie al comitato per aver scelto questo gruppo straordinario di persone. Ho trovato questo premio, diciamo, un'occasione sensazionale veramente per far presente che nel mondo, quando si parla di montagna, si parlano gli stessi concetti, si portano gli stessi concetti. Ebbene, questo premio, questa comunità, in questo sabato di settembre, non dà un premio, non suggella un risultato sportivo, agonistico o alpinistico, suggella una testimonianza di solidarietà, di vicinanza alla montagna, perché la montagna è prima di tutto solidarietà e volontariato, e chi è stato premiato in questi 52 anni lo ha dimostrato non solo prima del premio col lavoro che ha fatto, ma soprattutto dopo, perché tante volte il premio è stato uno stimolo in quella direzione. Quindi grazie proprio ai premiati anche per questo. E in questo sabato di settembre la comunità di Pinzolo, rappresentata dai componenti il Consiglio Comunale, coglie l'occasione per ricordare anche un altro amico della montagna, la guida alpina Ermanno Salvaterra. Quindi oggi vuole essere, in questo momento istituzionale e di tanta emozione, anche il momento per ricordare Ermanno, che ahimè quest'estate nelle sue montagne, nel suo modo di essere grande alpinista, ci ha lasciato. Quindi vorrei chiamare qui vicino a me le due sorelle, Flavia e Laura. E se è vero che la solidarietà può essere vista come un mosaico composto da tante tessere, tutte diverse e ugualmente belle. Per dire che la solidarietà si esprime in tanti modi, in tanti mondi e in aspetti diversi. È anche vero che a unire queste tessere c'è sempre un collante fatto di amicizia e gratitudine. But the joy of being in the mountains is being with people you can share the experience with. This creates an unbreakable bond of friendship. We therefore thank the Awards Committee for creating a new bond of friendship between South Africa and Italy. When we spend time in the mountains, we must not forget there are people, volunteers, who work selflessly and tirelessly to allow us to enjoy the mountains. So for every step we take in the mountains, we must thank those silent workers and volunteers on whose efforts we rely. That is why this award is so important to us, and why it is an honor to accept the award on behalf of the many volunteers of the Mountain Club of South Africa. So from South Africa, from Africa, we thank you for this honor. We are grateful to be part of your family, and we will take your message of patience, help, and support, the values of Angelino Benelli, back to Africa. We pray the solidarity you spread will grow and widen over the next 52 years. We are grateful to the committee for all their work and efforts. We know that on Monday you will start work on the 2024 award. But remember, you now have the support of your family in Africa. Thank you.